Ciao ragazzi, un saluto dal vostro Grinone, bentornati sul canale. Mi raccomando, subito, ve lo dico subito, voglio 1500 like perché sta per succedere qualcosa, ve ne accorgerete in questi giorni sul canale, una bomba. 1500 like sotto questo e ogni nuovo video che vedrete di questa serie. In descrizione anche tutti i link ai miei social, ai canali dei Brainless. Oggi andiamo a vederci la crescita fino al 2020-2021 di Mbappé Lottin e Bakayoko, ragazzi. Quindi mentre tiro qualche svapata con sta cazzata che ho comprato, ma mi ha fatto per fortuna smettere di fumare dopo 10 anni. Fra un po', se mi prende male, mi compro anche le robe croccanti, come dice il santone dello svapo. Allora, abbiamo un Mbappé Lottin che si presenta all'inizio, quindi stagione 2016-2017, con un 77 di overall, 17 anni, vediamo già che è molto veloce, 11 milioni e mezzo la sua valutazione. Vi devo dire già una cosa, che con Mbappé Lottin è stato un casino, perché per 3 volte l'ho simulata sta cosa. Alla terza stagione ogni volta lui voleva andare via, quindi l'ultima stagione vedrete che è successa una roba incredibile. Comunque, dopo una stagione 18 anni ovviamente, perché si va di un anno in anno, bravo Grinone, più 2 il suo overall, 33 presenze, 7 gol, 3 assist, ragazzi. Andiamo a vedere, non sono particolarissimi gli aumenti per quanto riguarda gli attributi fisici. Vediamo un più 2 sulla velocità che arriva a 90, poco diciamo. Più 1 sull'accelerazione, un bel più 5 sia sul passaggio corto che arriva a 80 e sui tiri al volo 72. Comunque 79 a 18 anni, costi i valori qua, dribbling 85, controllo palla 82, buttalo via. Stagione 2018-2019, abbiamo ancora un aumento di 2, quindi 81 di overall, 34 presenze, 14 gol, 4 assist per lui, 24 milioni di euro il valore, velocità scatto che aumenta di 2, guardate il passaggio corto che aumenta di 8 punti ragazzi, arriva ad 88, un dribbling 87 che aumenta di 2 punti, un buon aumento di 5 punti sui tiri dalla distanza che comunque rimane un valore basso perché arriva a 66, precisione sui colpi di testa che arriva a 81 con un bel più 3. Vedete però che per quanto riguarda tutte le caratteristiche, agilità, elevazione, forza, equilibrio, resistenza e reattività, non ci sono aumenti particolari, non ce ne sono proprio su alcune statistiche. Quindi un giocatore che aumenta tantissimo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista fisico ha una crescita normale, diciamo. Stagione 2019-2020, ancora un più 2 sull'overall che arriva a 83, 49 presenze, 14 gol, 8 assist, quindi niente di straordinario, di incredibile. Andiamo a vedere le statistiche, qua continua ad aumentare, come vedete, tutto quanto dal punto di vista tecnico, più 3 sul controllo palla, più 3 sul dribbling, più 4 sul passaggio corto che continua ad aumentare, arriva al 92 che è un valore fenomenale per un attaccante, 92 di passaggio corto ragazzi. Velocità scatto più 2, abbiamo degli aumenti su equilibrio, reattività, agilità, elevazione, forza, tutti quanti di più 1 finalmente direi. Posizionamento attacco, anche questo, quindi anche dal punto di vista mentale aumenta. Ed ecco ragazzi, adesso stagione 2020-2021, come vedete ci sono dei valori, ad esempio l'equilibrio che qua segna più 1 ma è a 77 come la stagione precedente. Questo perché? Perché in una avevo fatto gli screen fino al 2019-2020, poi nell'ultima, quella quarta volta che sono riuscito ad arrivare a 2020-2021, ho preso solo l'ultimo. Quindi capite che ogni volta comunque che si simula c'è la possibilità che qualcosa cambi. Ad esempio in questa, come vedete, aumenta sempre di 2 l'overall, però l'accelerazione è passata da 88 nella vecchia simulazione a questa simulazione 93. Quindi dipende comunque da come e quanto gioca. Qui lui ha fatto 42 presenze, 19 gol, 7 assist, quindi non molto differente da quello che aveva fatto nella stagione precedente sull'altra simulazione, però vedete che comunque il passaggio corto è un valore che aumenta sempre tanto, indifferentemente diciamo, aumenta il dribbling e le statistiche sono spaventose perché 85 a 21 anni, stagione 2020-2021, ripeto, valori strepitosi, 86 precisione colpi di testa, qua vedete
vedete l'85 sul passaggio corto, mentre prima era già 92, quindi anche qui delle differenze veramente importanti. Potenza tiro 88, tiri al volo 88 più 5, quindi fatemi sapere anche a voi se avete provato un Mbappé Lotten nella stagione 2020-2021, com'è il suo overall, quali sono le caratteristiche, se c'è una linea base, no, che si segue sempre. Adesso andiamo a vedere Tiemue Bakayoko, signori, con la voce power, come direbbe il Santone, altro veramente giovane di belle speranze, stagione 2016-2017, età 21, 79 l'overall, come vedete un CDC con buonissimi valori fisici e anche mentali. Prima della stagione 2017-2018 è salito di 2 punti con 42 presenze, 1 gol in campionato, ragazzi. Valore che è salito di più, come vediamo, il passaggio lungo con un bel più 5. Aumenti significativi sono gli attributi fisici, resistenza più 3, reattività più 3, forza più 2. Per il resto tanti aumenti, ma comunque di un solo punto. Stagione 2018-2019, quindi ovviamente all'inizio della stagione, intendo io, si presenta con 46 presenze, un più 1 sull'overall, 82, quindi il suo valore. Andiamo a vedere le statistiche. Aumenta la forza di 3 punti, aumenta il controllo palla di 4 punti, la scivolata di 3 punti, la resistenza di altri 2 punti. Questi sono i valori che aumentano di più, anche il contrasto in piedi. Come abbiamo visto, una crescita regolare, non troppo alta, comunque 82 per un 23enne preso nella carriera non è malaccio. Sicuramente si fanno notare la forza fisica 86 e la resistenza 84. Prima della stagione, voce power, ragazzi, 2019-2020, 84 nel suo overall con un più 2, 58 presenze, 3 gol, 4 assist. E vediamo che qua la forza fisica ormai arriva praticamente al top, perché siamo all'89. Marcatura, ottimo valore per un CDC che sale di 4 punti, va a 82. Passaggio lungo, anche questa importante per un centrocampista, sale di più 3, arriva a 85. Il contrasto in piedi arriva ad 87, quindi un giocatore che possiamo dire sì, difensivo come deve essere nel suo ruolo, ma con buone doti di passaggio. Anche l'aggressività arriva ad 84 con un buon più 1. Caratteristiche fisiche comunque veramente da top. Andiamo adesso a vedere la stagione 2020-2021, 15 presenze, lui ha fatto 2 gol. Overall che arriva ad 85 per un 25enne, diciamo non è il top, però è anche una cosa buona. Come valori qua già stiamo aumentando poco, perché vedete aumenta solamente di 2 punti il massimo, la scivolata e la marcatura, quindi possiamo già presumere che da questa stagione in poi lui possa crescere magari di un altro punto di overall fino all'86 e poi possa fare, come abbiamo visto, una big età, mantenersi un po' così negli anni per poi, da quando magari comincia ad avere 29-30 anni, cominciare anche a scendere qualcosa. Molto bene, ragazzi. Ah, che buono questo alla pesca, ragazzi, molto fresco, molto fresh come questi video. Vi ricordo ancora, signori, arriviamo a 1500 like, dovete distruggerlo quel tasto. Domani fate molta attenzione a cosa uscirà, perché uscirà un altro attaccante veramente top. Quindi voi sapete che a luna dovete essere pronti sul canale. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, qualità. Ciao belli.